Quaresima, terza settimana, lunedì. Quaresima, alla ricerca dei grandi valori, alla ricerca della nostra stessa autentica fede. La scrittura oggi proposta dalla Chiesa per noi ci dona l'esempio estremo, la fede che supera certi nostri steccati. Naaman, comandante dell'esercito del re Aram, un arameo, era lebbroso. Una ragazza che era stata catturata durante una guerriglia degli aramei, una ragazza di Israele, parla così alla sua padrona, moglie di Naaman: «Oh, se il mio signore potesse conoscere il profeta che è in Samaria, lo libererebbe». Il re viene a saperlo e invia Naaman dal re di Israele, addirittura con una lettera. Lui si presenta, Naaman, ben ricco, con 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro, 10 mute di abiti. Insomma, si tratta di convincere il re a fare il tuo miracolo. Il re di Israele vede in questo gesto invece la pretesa di scatenare una guerra contro di lui. Ma Eliseo, il profeta, fa sapere al re di Israele: quell'uomo venga da me, saprà che c'è un profeta in Israele. Ecco quindi tutta la vicenda. Naaman che si presenta davanti alla porta di casa di Eliseo. Eliseo non esce neppure, gli manda un messaggero per dirgli: va, bagnati 7 volte nel Giordano. Naaman si sdegnò. Pensava a un suo rito che aveva in mente: verrà fuori, si metterà in piedi, invocherà il suo Dio, orienterà le mani verso le parti malate del mio corpo lebbroso, mi guarirà così. Forse che i fiumi di Damasco non sono migliori dei fiumi di Israele? Se ne partì adirato. Ma intervengono i suoi servi che gli dicono: ma se il profeta ti avesse richiesto una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Ora che ti chiede solo di bagnarti nel Giordano. Lui scende e si ritrova completamente guarito. Allora torna con tutto il suo seguito da Eliseo per confessare la fede. Ecco, ora so che non c'è un Dio su tutta la terra se non in Israele. Un esempio, una fede che va al di là di tutti gli steccati. Riconoscere Dio presente nella storia di ogni uomo. Gesù sta predicando, ce lo dice il Vangelo di Luca, nella sua cittadina di Nazareth, addirittura nella sinagoga. Deve presentare tutta la verità e dà testimonianza che manca alla fede. In verità, io vi dico, nessun profeta è accetto nella sua patria. Gesù era nella sua patria. E porta due esempi. Al tempo di Elia c'erano molte vedove, ma Dio inviò Elia alla vedova di Sarepte di Sidur, a una straniera. C'erano molti lebbrosi in Israele, continua Gesù, al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno fu guarito se non Naaman il Siro, uno straniero. La reazione dei concittadini di Gesù fu tutt'altro che un atteggiamento di fede. Tutti nella sinagoga si sdegnarono, si alzarono, lo cacciarono fuori della città, lo condussero fin sulla cima del monte, lo volevano buttare giù, ma Gesù, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Il cammino di Dio è inarrestabile, sia per quelli che gli dicono sì ed è salvezza, sia per quelli che purtroppo gli dicono no. Seguiamo i passi di Gesù con i passi di Maria. I passi di Maria sono i passi femminili di Dio e della Chiesa, con cui amorevolmente il Signore ci aiuta e ci accompagna. Maria è sempre in cammino con noi. Lei porta Gesù, ci porta Gesù.